5 gradi, meno 5 qui dentro, 0 gradi. Chissà quanti ce ne saranno fuori. Accendiamo potenza 5, vediamo tra mezz'oretta che temperatura c'è. 11 gradi, meno 5, 6 gradi. Mezz'ora ho tirato sulla temperatura di 6 gradi. Non male. Sono le 7 e sono curiosissimo di leggere la temperatura e sapere quanti gradi ha fatto stanotte. Aumentiamo la potenza a 6 e vediamo tra mezz'oretta che temperatura abbiamo raggiunto. Ore 7:30. E fuori? Meno 5 gradi esterni, 15 interni, temperatura minima di stanotte meno 5,5, minima interna 0,5 gradi. E si sono sentiti, e ho dovuto aggiungere il piumone nero. Buongiorno.
tocca a te, campione. Ok, siamo pronti a partire. Andiamo dallo sfasciacarrozze. Sì, mi è rimasta la porta aperta. E che devo sbattere forte per chiuderla questa. Vai a cagare. Facciamo strada noi? Sì, va bene. Qui. Che bella porta che hai. Sì, eh? Sì, molto bella. Andiamo, Oswald. Portiera recuperata. Ieri abbiamo montato la nuova portiera, quella che gli avevo sfondato facendo un bel frenamano qua dentro, e adesso la checchina isterica. Certo, ci mi piacciono solo le righine. Ma e dobbiamo andare a trovare qualcuno che ci faccia le righine in tinta e tagliate, perché le vuole piccolino. E poi sì, mi devi lucidare tutto lo specchietto. E poi vuole lucidato lo specchietto, perché naturalmente sfondandogli a porta gli ho sfondato tutto lo specchietto piccolino. Esatto. E lo vuole lucidare, affa esatto. Culo. E facendo sta bella cagata che ho fatto, sto freno a mano leggermente tirato, mi sono fatto anche un bel danno, perché intanto mi sono fatto un buco alla carrozzeria dove mi è entrato il suo specchietto, che ho prontamente siliconato col Super Polymax, poi ho sfondato questa che ero addrizzato, e poi tutto il profilo qui, come si vede, l'ho bombato, quindi devo smontarlo tutto e rifare le sigillature. Madonna, Osvaldo, ti sto trattando un po' male. Questo invece è il ricordino di un tamponamento, fortunatamente con ragione, questa 500 che non ha frenato e mi è venuta dentro. Dai, Osvaldino, che adesso ti curiamo per bene. Allora, andiamo a trovare chi ci taglia dei prespaziati per la chicchina.
Adesso passiamo da Bruno, questo mio amico super meccanico. Ieri da lui ci ha dato uno spazio e consulenze, aiuti per rimontare la porta di Stefano. Poco fa siamo stati in autodemolizione, ci mancava ancora la maniglia di plastica, l'abbiamo recuperata. Dopo Bruno andiamo a fare due compere, ci serve del Polimax, dei sigillanti per fare dei lavoretti. Facciamo il registro di chiusura della sua porta che gli ho montato ieri. E poi abbiamo bisogno di ritornare sulle nostre amate montagne. Probabilmente ci raggiungeranno Carmen e Elisabetta. Non vedo l'ora di ascoltare il silenzio della montagna.